mi sono soffermata su Maria perché lei è la mia esperienza e perché lei, voglio dire, ha visto dentro la natura umana questa possibilità. E avendola vista nella natura umana, avendola vista, ha potuto incarnare il Cristo, ha potuto trasformarlo in divina concretamente incarnando Dio. Ma questo è possibile farlo a tutti noi. Ma se non capiamo il valore della nostra natura umana, quella che ha capito lei, non riusciamo a diventarla, a trasformarla in divina. Non riusciamo. Per questo io insisto sempre, no? Perché bisogna prendere atto della nostra natura umana, che è cancellare il peccato originale, perché è questo, che è cancellare il peccato originale, aver fiducia in noi, nella nostra natura, è cancellare il male dalla nostra mente, dai nostri cuori, dalla nostra terra, è cancellare questo. Allora voglio dire, allora certo, se noi cancelliamo questo, il divino può albergare dentro di noi, il divino che in noi può esprimersi, cioè Dio può venire dentro di noi, divino che è già dentro di noi, perché è un processo vicendevole. Ecco, però se noi conserviamo nella nostra mente e nel nostro cuore una visione negativa di noi, possiamo solo essere salvati da un Dio esterno, e Dio per essere salvarci deve essere un Dio potente, diviso da noi. E da questa immagine nasce anche la divisione fra gli uomini. Nascono le guerre, nascono le sopraffazioni, nascono le confusioni. Questa è l'immagine che Maria ha chiesto di toglierci. Questa immagine dobbiamo toglierci, l'immagine del male dentro di noi, che solo Dio può cancellare. Questa operazione è veramente diabolica. È questa visione del male dentro l'uomo che ha portato il male nel mondo. Ma badate bene, non è una realtà, è una visione.